La vecchia parrocchiale di Aro era da tempo divenuta scomoda ed insufficiente ai bisogni del paese in pieno sviluppo come luogo di vacanza. Decisa la costruzione di una nuova chiesa, il parroco Don Gino Saragoni ne affidò la progettazione al professor Francesco Olivucci di Forlì, il quale si valse della collaborazione dell'ingegner Zottoni, pure di Forlì. Stabilito il luogo ove realizzare l'opera, è proceduto a sondaggi nel terreno di costruzione. Nell'ottobre del 1961 ebbero inizio i lavori di fondazione. I lavori, interrotti nell'inverno, furono ripresi nella primavera successiva ed il 21 giugno 1962, con l'intervento del vescovo di San Sepolcro, fu posata la prima pietra nel punto dove sarebbe stato eretto l'altare maggiore. I lavori proseguirono facendo seguire alla struttura portante le murature con loro rivestimento di pietra alberese di produzione locale. Anche la costruzione separata del campanile a vela fu proseguita, mentre agli scantellini del luogo fu affidata la lunga preparazione degli elementi in pietra. I lavori proseguirono ininterrottamente per tutta l'estate.
Conclusa l'ossatura in cemento armato dell'edificio, anche del campanile fu ultimata la caratteristica struttura cellulare. Si procedette quindi alla copertura del tempio. La prima capriata fu presto al suo posto, seguita in breve dalle altre. Appena l'armatura lignea del tetto fu completata, ebbe inizio la delicata operazione di montaggio delle tegole. Con la copertura di tutti gli spioventi il tetto fu quindi ultimato. Era l'ottobre del 1962. I lavori, nuovamente sospesi per il sopraggiungere dell'inverno, furono ripresi nella primavera del 1963. Si completò la copertura del tetto, fu posta la croce sulla cuspide della facciata e fu ripresa la preparazione dei pezzi di finitura. Merita attenzione la parte alta della facciata alle varie luci del mattino. Coperto il tetto si poté quindi lavorare nell'interno, dove furono eseguiti i pavimenti, l'altare maggiore, il fonte battesimale e vari rivestimenti. In vista dell'ultimazione dell'opera, i lavori di completamento furono intensificati. Ed ecco il gran giorno. Il 14 agosto 1963, dopo un violento temporale, il vescovo di San Sepolcro, annunciato dal festoso suono delle campane, procedette alla consacrazione della nuova chiesa, secondo una particolare e complessa liturgia, affinché essa divenisse ambiente sacro.
ma i lavori non erano ultimati. Fu rivestita in rame la sommità del campanile ed eseguita la scalinata di ingresso al tempio e quella di accesso all'area che lo fronteggia. Furono poi completate le celle del campanile ed in esse furono poi collocate le campane destinategli. Fu poi seguito di beneaguranti domeniche di sole che, con il succedersi delle funzioni, ebbe inizio la vita della nuova chiesa.